L'Italia cambia l'Europa è lo slogan scelto da Fratelli d'Italia per la terza conferenza programmatica nazionale in corso a Pescara. Apertura oggi pomeriggio e poi la conclusione domenica prossima con la leader nazionale Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri. Tre ampie sale della grande tenso struttura allestita sulla spiaggia prospiciente Piazza Primo Maggio. Con le pareti trasparenti e vista mare, ospitano per 3 giorni i panel tematici e vedono confrontarsi ministri, parlamentari, sottosegretari, amministratori e rappresentanti del partito arrivati da ogni parte della penisola. Tra i temi affrontati oggi la politica estera, l'identità europea, il lavoro, la difesa dei confini esterni e l'agricoltura, con i ministri della difesa Guido Crosetto, del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, della cultura Gennaro San Giuliano e per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che ascoltiamo. Come può l'Italia cambiare l'Europa e in che misura? Le faccio un esempio, il tema dell'immigrazione fino a 18 mesi fa praticamente non esisteva nell'agenda politica dell'Unione Europea e della Commissione Europea. Grazie alla testardaggine e alla volontà di Giorgia Meloni, del nostro governo, è diventato uno dei grandi argomenti del dibattito pubblico, politico europeo. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo far sentire la voce del centrodestra. Noi facciamo la nostra parte come Italia, se poi anche altri paesi, come pare il vento cambierà, sarà possibile cambiare finalmente questa Europa che ci ha lasciato in eredità troppa ideologia, troppa astrattezza, una lontananza siderale rispetto ai problemi della gente, al sentire comune delle persone. Pensi soltanto al tema delle case green, è una cosa che una persona normale non riesce a concepire, eppure l'Europa l'ha votata. Quindi serve un'Unione Europea molto più concreta nei temi dell'attualità quotidiana e più forte sulle grandi questioni internazionali sulle quali purtroppo è molto debole. Giorgia Meloni è stata eletta in Abruzzo, una regione guidata dal presidente Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia, primo governatore abruzzese riconfermato per il secondo mandato, hanno evidenziato il deputato Guerino Testa e il senatore e segretario regionale del partito Etelvardo Sigismondi. Penso che il governo in questi 18 mesi abbia dimostrato una grande vicinanza all'Abruzzo. Pensiamo ai soldi sul PNRR, pensiamo ai soldi per la ferrovia Pescara-Roma, pensiamo ai soldi contro il dissesto idrogeologico. Nella prima finanziaria i primi 12 milioni per indennizzare tutti coloro che sono stati espropriati nella realizzazione dell'asse attrezzato nel tratta Pescara-Chieti. E pensiamo per la salvaguardia dei piccoli tribunali, ecco, queste sono le prime cose tangibili, importanti che mi vengono in mente, ma ce ne sono ancora tante altre. Come sta cambiando la percezione dei cittadini sull'importanza delle elezioni europee? Di giorno in giorno i cittadini si sono accorti che l'Europa oggi ha sempre più un ruolo centrale che ricade su scelte che ricadono sulla nostra nazione. E quindi è importante continuare il cambiamento che noi abbiamo avviato con il governo Meloni 18 mesi fa, dove l'Italia ha ripreso autorevolezza a livello internazionale, dove c'è un governo che è riuscito finalmente a far tornare orgogliosi gli italiani di appartenere a questa nazione, i mercati ad avere fiducia e ad investire sulla nostra nazione. Questo cambiamento può e deve arrivare anche in Europa. Noi vogliamo un'Europa più forte, un'Europa più politica, meno burocratica e soprattutto meno ideologizzata. Ed è per questo che in questi 3 giorni qui a Pescara, ed è un orgoglio poter ospitare la conferenza nazionale programmatica di Fratelli d'Italia, in questi 3 giorni in Abruzzo andremo a delineare quelle che sono le nostre proposte e i programmi per cambiare l'Europa.